Siamo insieme a Ivan della FIOM di Alessandria, oggi anche la FIOM con una delegazione partecipa a questo corteo nonostante quella che è la posizione della CGIL, quella che è la posizione appunto che la CGIL ha preso negli ultimi giorni. Appunto, qualche considerazione al riguardo? Al nostro interno, come noto, c'è un rapporto molto aperto, molto franco e molto democratico. Assolutamente, ciascuno è libero di fare quello che vuole, perché oggi la FIOM è qui in manifestazione contro il Terzo Valico. Ma noi anche l'abbiamo anche scritto nell'ordine del giorno, tra l'altro approvato ieri dal nostro direttivo provinciale, dove abbiamo provato a mettere insieme il perché di questa condivisione a questa manifestazione, a questa posizione, in sostanza, perché detta in modo molto, molto così banale, anche per brevità, noi pensiamo che sia necessario avere un'idea alternativa di società rispetto a quella attuale, rispetto a quella dominante. Quindi pensiamo a una società dove, oltre ovviamente ai diritti legati al mondo del lavoro, legati alla rappresentanza, legati alla democrazia, c'è anche una ben specifica posizione sulla questione che riguarda le grandi opere. Noi pensiamo che non siano necessarie, sia invece necessario utilizzare quelle risorse per mettere ad esempio in sicurezza il territorio, per permettere ad esempio potenziare le linee già esistenti. Insomma, abbiamo questa idea qui e questo ci permette di oggi essere qua condividendo questa impostazione. Perfetto, grazie mille, buona manifestazione.